questo è l'ultimo scandalo, una strada inaugurata da 10 anni che si è sgretola a vista d'occhio, cede e rischia di venir giù da un momento all'altro. La nuova statale 554, quella che doveva avvicinare a Cagliari, l'Ogliastra e le zone turistiche del sud-est Sardegna, è già inutilizzabile. 55 milioni di euro spesi per nulla, se non si riuscirà a rattoppare il terzo chilometro. Questo è il cedimento più grosso che c'è stato lungo la statale. Qui l'asfalto è andato giù di oltre un metro. Per ora il traffico è bloccato e le auto vanno a caccia di strade alternative, tra deviazioni improvvise e indicazioni inesistenti. Si va lenti come nel resto della Sardegna, una regione che affronta un gap economico anche per le condizioni delle sue strade, vecchie, disastrate e spesso interrotte. Anas, ricordiamo che in Sardegna gestisce 3.000 km di strade. Purtroppo su 3.000 km, 100 metri colpiti da una frana è un evento che può capitare. La mappa del disastro stradale parte dalla 554, 11 chilometri considerati strategici. Le piogge e uno smottamento che l'ANAS sta ancora studiando hanno provocato il danno. In attesa che gli ingegneri capiscano le cause del crollo, di questo scandalo si occupa già la procura di Cagliari. E se è vero che le strade interrotte rallentano gli affari, a Villa Simius temono già per la prossima estate. Una disgrazia perché i nostri cittadini e i turisti trovano delle immense difficoltà a raggiungere la località turistica. A far le spese di una rete viaria a pezzi è tutta l'economia dell'isola, e nell'unica regione che non ha le autostrade i camionisti lo sanno meglio di tutti. Ma considerate i chilometri che abbiamo fatto, abbiamo consumato circa 40 litri di gasolio in più, va a incidere circa 50 euro così a viaggio. La più grande trappola resta ancora la statale 131, l'unica che collega nord e sud dell'isola. Qui i lavori di ampliamento sono bloccati da 10 anni. Al nord intanto si lavora, finora senza intoppi, per raddoppiare la pericolosissima Olbia-Sassari, quasi 100 croci in 2 decenni.